Iniziamo questa carrellata a volo d'uccello sulle principali temi dello scenario macroeconomico partendo dagli Stati Uniti. L'economia americana sembra aver retto tutto sommato abbastanza bene allo shutdown, ovvero sia alla chiusura degli uffici pubblici determinata dal mancato accordo tra democratici e repubblicani sulla redazione del bilancio federale. E i dati di economia reale sono sostanzialmente in linea con le tendenze osservatesi prima della chiusura degli uffici pubblici. I dati invece sui sondaggi hanno dimostrato una leggera divaricazione, con le fiducie degli imprenditori che si sono mantenute su livelli relativamente elevati, mentre le fiducie dei consumatori hanno mostrato una significativa discesa proprio a causa delle incertezze generate dalla chiusura del governo federale, degli uffici pubblici. Tutto questo contesto viene guardato con particolare attenzione dalla Banca Centrale, perché siamo in una fase in cui all'interno del Consiglio della Fed era incominciata la discussione circa la possibilità di ridurre gli acquisti di obbligazioni effettuati mensilmente sul mercato aperto. La Banca Centrale giudica l'attuale contesto economico con una certa attenzione, però non si è fatta impressionare in maniera eccessiva dagli avvenimenti delle prime due settimane di ottobre, ovvero sia dello shutdown. E infatti nel meeting di settembre la Banca Centrale ha sì deciso di rimandare il tapering, cioè la riduzione degli acquisti di titoli obbligazionari, però nel successivo incontro di ottobre il giudizio che ha dato sull'intero scenario economico non è mutato rispetto al mese precedente. Segno che comunque sia, appunto, la Banca Centrale non vede gli avvenimenti che hanno riguardato la chiusura degli uffici pubblici come al momento fondamentali nel mutare il proprio giudizio sullo stato dell'economia. Questo ha portato gli operatori a ritenere, i commentatori sui mercati finanziari, a ritenere valida la possibilità che la Banca Centrale inizi la riduzione degli acquisti di mercato aperto, cioè inizi in qualche modo una politica che è meno espansiva di quella praticata fino adesso nel primo trimestre del prossimo anno. Un consenso abbastanza forte è per gennaio, mentre alcuni osservatori lasciano aperta la possibilità di un intervento già a dicembre, e alcuni altri un pochino più pessimisti sull'evoluzione dell'economia americana sono per un intervento a partire da marzo. Per quanto riguarda l'Europa, anche il comportamento atteso della BCE è focus dei mercati. E lo è non tanto perché vi sono state delle notizie particolari, delle sorprese particolari dal lato della crescita, quanto per la dinamica dell'inflazione e la dinamica del tasso di cambio. L'inflazione nell'ultima lettura di ottobre ha fatto registrare un significativo calo, cioè siamo sempre in presenza di tassi di variazione positivi ma molto vicini allo zero, segnatamente 0,7% nell'ultima lettura, e poi la dinamica del cambio, abbiamo assistito in questi ultimi mesi a un deciso rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro. Questi due avvenimenti hanno portato il consenso degli analisti a ipotizzare che la Banca Centrale possa ridurre i tassi di interesse già nel meeting di dicembre, portandoli dallo 0,50 a livello corrente allo 0,25. Mentre il consenso degli economisti e degli analisti è più diviso sulla possibilità che la Banca Centrale proceda con nuove misure di sostegno al sistema bancario attraverso consistenti immissioni di liquidità, quello che viene correntemente chiamato LTRO. Infine, sui paesi emergenti, le notizie che vale la pena menzionare sono un rimbalzo dell'economia cinese, del PIL cinese nel terzo trimestre dell'anno, rimbalzo che noi giudichiamo appunto solo transitorio, solo figlio di uno stimolo deciso a luglio dalle autorità di politica economica, ma non destinato a invertire la rotta circa la traiettoria dell'economia cinese. Semplicemente con questo intervento di mini stimolo è stato arginata il rallentamento che l'economia cinese stava mostrando ormai da parecchi trimestri, e dovrebbe essere così raggiunto una sorta di stabilizzazione nel tasso di crescita del PIL. Non quindi una svolta in senso di riaccelerazione della crescita economica.
estendendo l'analisi all'area asiatica e segnatamente a quella parte dell'Asia più sensibile al ciclo economico internazionale, gli indicatori anticipatori ci illustrano moderati segnali di ripresa delle attività economiche in questa parte dell'Asia, soprattutto grazie al traino della mini ripresa in atto nei paesi sviluppati.